Giancarlo Ferrugia, che come vedete ha esposto queste due opere che sono in stretta consonanza sono in stretta consonanza con il testo narrativo di Augusta Romoli. Allora, Giancarlo Ferrugia è di origini fiorentine, nato a Firenze, ma vive a Scandicci, membro del Centro Modigliani, di Scandicci, nel direttivo. Fin da giovane hai cominciato a formarti nella pittura, istituto d'arte, dal 1970 hai incominciato la tua carriera per approdare a rassegne importanti di grande rilievo sia in Italia che all'estero. E io vorrei semplicemente, ecco, spiegare queste due opere che entrano in perfetta consonanza con il testo narrativo, perché il romanzo breve è ambientato a Firenze, per cui l'artista che lavora con dedizione agli scorci fiorentini è stato invitato a portarci queste due opere. Una produzione, quella di Giancarlo Ferrugia, molto ampia, perché comprende la poesia della natura, paesaggi, figure femminili nel dialogo con la letterarietà, Gustave Flaubert e le sue eroine, ciclo dedicato ad Emma Bovary, quindi tu senti in particolare, ecco, particolarmente la consonanza tra arti visive e letterarietà, però qui ad oggi tu hai portato due scorci fiorentini. Di Firenze, perché l'ambiente in cui vivo e in cui amo. Ecco, di conseguenza. Queste opere sono in permanenza anche a Ponte Vecchio, all'Enoteca? Sono in un ambiente, un'Enoteca, che sono fisse in permanenza. A Ponte Vecchio. Si chiama Enoteca Ponte Vecchio, è in Corso dei Tintori. Bene, al centro della tua poetica c'è il culto della memoria. Non a caso utilizzi queste tele che tu definisci affrescate, una prassi pittorica mista, dove queste sono praticamente sono affreschi su tela tramite una tecnica particolare, perché nell'affresco viene applicato
delle grassello, mentolano e sulla tela di conseguenza cromie, non si può tenere. Fare. E allora si usa delle paste sulle delle grezze, grezze di pistolino. Dopo tanti anni, mio caro amico Andrea, più vicino a me dell'altro, mi accingo a scriverti la mia storia, da quando ho lasciato Ferrara e anche la storia del mio ultimo quadro. È fatta apposta. Vide la sua figura profilarsi delicata e altera tra la folla che aveva ormai del tutto occupato la sala principale con i miei quadri esposti. Si era fermata. Ecco la palla. Scusate. Una performance mediatica. Arriviamo al dunque e poi lasciamo alla protagonista. Bene, la poetica, no, arrivo io perché a questo punto abbiamo fatto. La poetica stilistica dell'artista Ferrugia si distingue per delicatezza di fattura, aderenza delicata al vero, rivisitato dal rito mnemonico che si fa coscienza condivisa, improntata ad una evanescente e ricercata tavolozza dei tenui cromatismi, riesumando con immedesimazione sentimentale e cognitiva gli insigni siti turistici dell'amata città del Giglio. Primo dipinto, titolo Piazza Santo Spirito. Bene, nei suoi cromatismi pastosi e soffusi ci offre uno scorcio prospettico della Piazza Santo Spirito, luogo turistico ed aggregativo con l'austera facciata della basilica sullo sfondo, la tipica fontana, cuore pulsante storico-artistico del Dilladarno, rinomata per le sue antiche botteghe fiorentine. Benissimo, seconda opera pittorica, dal titolo ovviamente Il Duomo, vedete, ed è un notturno, bene, presenta un'inquadratura inedita del Duomo di Firenze in una serata di limpidità alla presenza della luna, sottintendendo per taglio compositivo lo sguardo contemplativo di un fruitore interno dinanzi alla suggestiva icona architettonico monumentale del Rinascimento, che è la cupola del Brunelleschi, che si appaga della magia della notte tra palazzi illuminati e strade silenziose, affrancate dal traffico diurno. Ora ringraziamo il nostro Ferrugia che saluta il pubblico, grazie, e vuole grazie, lasciarlo. E ringrazio Silvia Rarsi per la perfetta interpretazione. Ora io volevo dire il perché di quel notturno, ma si farebbe un po' troppo lunga e allora magari... Magari facciamo così, sì, alla fine ecco, diamo sì, questa facoltà. Sì. Ora io ringrazierei e chiudiamo questa sororità fra le arti, Silvio Agnelli e tutti che è in platea, che è l'autore di questo foglio di sala che potete prendere a sinistra e potete leggere il curricula sia della flautista che dell'artista. Ringrazio Silvia e l'invito alla camerata. Una piccola nota sul foglio di sala, come vedete è molto curato e dobbiamo ringraziare veramente Silvia Agnelli che ha fatto gli sforzi notevoli per mettere assieme tutto questo, tutta questa lettura, leggenda, diciamo così, dove si può seguire passo passo la manifestazione che facciamo. Quindi lo ringraziamo, lo ringrazio questo.